Ragazzi, buongiorno a tutti, sono Luigi, una cosa preferite. Oggi siamo qua ad affrontare uno degli eventi più difficili che mi è capitato mai di affrontare. Stiamo parlando del 10 stamina di Janko. Davvero, ci ho messo parecchio a trovare la strategia giusta per vincerlo. Sono ben due eventi, uno più difficile dell'altro. Allora, andiamo, prepariamoci al primo evento. Il primo avremo contro uno Yanko Tech, abbastanza pesante, state attenti, portatevi Gogeta, non gli fa abbastanza danno, però proviamoci. Ma ha preso per sbaglio un Goku, è il destino, è la forza di Yanko che inizia già a colpirci, a corromperci, quindi andremo con questo Team Int sperando di riuscire a fargli danni. Cosa posso dire? Per questo primo aprile ci hanno regalato due delle carte più forti del gioco. Erano due Yamko che in confronto Gogeta non è nulla, davvero non è nulla. Siamo dinanzi ai nuovi re, due nuove LR, padrone di questo gioco che vedremo in tutti i mazzi. State attenti, purtroppo io in questo account non riuscirò a prendere il primo Yamko per causa di Twitter, ma probabilmente mi farò un account apposta di Twitter solo per poterlo prendere, perché stiamo parlando davvero di qualcosa di eccezionale, enorme. Davvero, siamo di fronte a qualcosa di immondo, immondo. Andiamo, preparatevi, perché davvero qua rischiamo la morte immediatamente. Qua Yanko in tutta la sua possanza ci fa anche il dito medio perché sa che vincerà. Eccoci, un video in confronto a quello di Gohan che ho postato oggi non è nulla, quindi... Eccoci qua, intanto la gente già sul gruppo sta dicendo cavolo, come faccio a vincere? Qua abbiamo un Gohan che purtroppo per lui è di livello 9. Temo non ce la farà a reggere l'attacco, ma proviamoci. Davvero, stiamo parlando di uno di quei nemici, di quei livelli, che quando li affronti la prima volta dici, ah, sono cavolate, invece finiranno per eliminarci, a meno che non abbiamo la fortuna di una volta su 1000 di causargli l'OTK. Eccoci qua anche Cell LR, Goku Super Saiyan 3 LR, non sono nulla in confronto a questo Yanko LR, di cui riusciremo anche a vedere la fine del livello, la preview. Ecco, siamo pronti ai danni. Dio mio, si sono sentiti tantissimo. Gohan non ce la dovrebbe fare, ucciderlo. Purtroppo Gohan non ce la fa. Come avete visto, è durata una marea questa battaglia, davvero. Siamo di fronte a uno dei 10 stamina più difficili del gioco. Però, se riusciti a vincere il primo con un sudore usando gemme e tristezza, abbiamo preso l'unica medaglia che serve, quella di Tenzing, per riuscire a evolvere il nostro carissimo Yanko, che è anche quello che non posso avere. Quindi, felicità massima nella sua terrificante forma finale, di cui ora potremo vedere in anteprima qual è. Eh sì, ragazzi, eh sì, siamo di fronte a uno Yanko di proporzioni bibliche. A fine video cercherò anche di dirvi almeno cosa fanno queste due devastanti carte. Davvero, stiamo parlando di, che ti posso dire, qualcosa di mai visto in questo gioco. Di sicuro le abilità non le avete mai viste. Potete scommetterci quello che volete, però... Alla fine siamo riusciti a eliminare almeno il primo Yanko. Il primo Yanko quando è ancora giovane era ancora forte. Adesso per il secondo Yanko. More, vieni un attimo. Perché il secondo penso di non riuscire davvero a vincerlo. Sara! Mentre qua si carica velocità alquanto
alquanto bassa. Appena si decidono a caricarsi. Come vedete, ci ha dato anche una gemma, ma ne abbiamo consumate troppe. Vieni un attimo. Vieni. Vieni, ho bisogno di te perché non riesco a vincere questo round. Davvero, stiamo parlando di forse l'evento più difficile del gioco. Veloce però, che sto registrando anche. Ti stavo portando il caffè. Ah, grazie del caffè, sì. Ho sudato troppo a battere questi Yanko, quindi ho bisogno anche del caffè. No, in pratica, dopo un'ora di battaglia sono riuscito a vincere il primo dei due round di Yanko. Non ho la forza di girare il secondo, ti prego, vincilo te per me. Perché davvero stiamo parlando di Hai eventi quella di... evento di merda. No, non è un evento di Sì, merda. ma hai detto che era un evento di Ma merda non con è i un tuoi evento di morti. merda. Non è morto, se non muori muore. Quindi ti prego, prendi il PC, prendi tutto. Mentre io mi bevo il caffè. Facciamo una gara che finisce prima tra l'evento e il caffè. Ti Mi sentirò ancora, a me piaceva da piccola Yanko. piaceva Jaco? Proprio a volte mi chiedo con chi mi sono messo. E poi ho Prendi... capito che era uno sfigato. Prendi un personaggio a caso, come tra gli amici, scegli te. Broly. Addio di cattiva. Il secondo Yanko a te AGL, quindi hai scelto anche il tipo svantaggiato. Andiamo leggeri. Ma non lo sapevo che... Vai. Ti avviso, il percorso è pieno di ostacoli imprevisti. Potresti non arrivarci subito da Yanko. Ma no! Ok, questo è un altro potere speciale di Yanko. Può sconnettervi l'account. Quindi state attenti. Ma... Grazie del caffè. Come vedete, siamo a questi livelli. Yanko può anche sconnettervi l'account. Signori, siamo abbastanza contro un nemico di questa portata. Abbiamo battuto lui da giovane, ma lui da adulto, inizio Z, sarà capace di distruggerci. Stiamo attenti, stiamo molto attenti. Come si riconnetta? Speravo di farlo durare un pochino meno questo video. Questi casi qua in cui lui ti disconnette proprio l'account. Intanto almeno ho trovato la descrizione dei poteri dello Yanko che dobbiamo battere. Mancano quelli dell'AGL, che più o meno penso saranno tipo uguali. Quindi tolti i link che... Non penso vi interessino molto i link quando abbiamo di fronte tutta questa potenza. Quindi non si trovano, purtroppo. Perché non l'hanno già messi. Che cavolo, però. Yanko ha il potere speciale davvero di bloccare gli account? Attenzione, ragazzi, potrei aver perso l'account per aver combattuto contro Yanko. Cosa? Intanto, piccola parentesi, pare che io ci avessi azzeccato tutto su com'era il Guanin, eh. Tutto ci ho azzeccato. Tutto. Ah no, ecco, siamo tornati. A sto giro non potrà scappare. Eccoci qua. Finalmente siamo riusciti a raggiungere e ora vi narrerò la potenza di questi Yanko, davvero. In confronto il Yanko che ci hanno regalato è nullo. Ho appena trovato
più o meno tutte le info tranne i link, quindi vi riesco anche a dire qualcosina. Oi, vieni? Ho detto, mi ha fatto stancare troppo la battaglia. Magari se scolleghi il tuo cellulare da internet, come ti dico sempre di fare. Allora, vediamo se non ci butta fuori dal gioco di nuovo. Anche normal. Sì, addirittura normal. Però cavolo, costa 10 stamina, oh. Cioè, fare questi due livelli vuol dire che devo aspettare un'ora e mezza per fare uno. Sì, è il nome che ho modificato a questo account perché una volta era uscito il nome nel video, quindi per non farmelo rubare, che ci sia chissà cosa, però 3 LR. No, 4 adesso, 4 per qualche Mr. Gone. Anche se tu in YouTube che riuscivo a farlo arrivare all'R in sto account. Nell'altro 2 giorni ancora massimo. Cavolo, se va lento, però Yanko ha bloccato la connessione internet contro di lui. Mi teme. Ha visto che dopo anni è riuscito a battere la sua prima forma. Devi batterlo ben una volta per avere tutte le medaglie necessarie a evolverlo. Però sono due. E ci avevo pensato a far giocare lui, solo che con le unghiette mi rovina il PC. Sì, la mia idea iniziale era quella di far giocare lo secondo stage a Priscilla, il mio famoso coniglio bianco maschio. Un giorno vi mostrerò. Che però chiunque di voi mi abbia su Facebook, va su Facebook, nella copertina lo può vedere bello spaparanzato, nelle foto lo può vedere in mille pose diverse. 3 minuti, Sì. monitor di 3 minuti. Tipo, sono 4 minuti che siamo bloccati qui, che Yanko non vuole combattere, ho pensato di fare un video di 5-6 minuti. Mizzica. Davvero, qua di video non devono durare tanto. In realtà potrebbe anche essere dovuto al fatto che, bene o male, sto caricando i 40 minuti di Gohan LR. Si sta caricando a proposito, no? Perfetto. Sì, ma 3 ore ancora. Eccoci! Wow! Eccoci, eccoci. Allora, torniamo come eravamo. Broly come amico. Team Tech, perché non possiamo temere troppi danni. Ci butterà fuori o combatteremo? Come, no, ti stavo dicendo, riprendiamo da fine. Il percorso è lungo e complesso. Dovrei evitare le varie trappole che ti mette Yanko. Concentrazione. Ma Come vedi, il percorso è davvero lungo e complesso. Con un 6 non ci arrivi a Yanko. Vai! A dai, sfidiamo la sorte, però facciamo tutti uno. tutti uno, vuoi proprio farla durare, vuoi far soffrire chi ci sta guardando. Vediamo quanto siamo. Che poi mi chiedo, sentiranno la tua voce o solo la mia? Perché... Boh, no, dovrebbero sentire solo la mia. Vabbè. Ti diverti con poco, è vero. Quando abbiamo preso quei due. Cioè, davvero ci stanno uscendo tutti uno. Ora magari un 2 per velocizzare un attimo. Sì, stiamo andando verso il patibolo. Davvero sarà. Si stanno uscendo davvero tutti uno. Io non so che dire. Cioè, come allungare il brodo. Davvero, io penso che questo video raggiungerà. Adesso ci sono i due. Tanti di quei dislike. Ma dai, è per completezza. No, è per pesce d'aprile, siamo sinceri. Detta come va detta, è giusto per fare un video scherzoso. È davvero riuscito a fare la strada con Jacopo di tutti uno. Cioè, io non ho parole. Vabbè, pronta la battaglia? Suona anche il telefono e vai! Sottofondo il telefono che suona. Dato che io sono bloccato dal PC e da lei, e lei è bloccata ad affrontare il mega Yanko. Vabbè, posso. La battaglia sarà dura, preparati. Yanko AGL. Sì, ma. Cosa? Poi mi chiedo, non era qua il telefono che almeno chiudiamo? E sono insistenti, che bellezza.
Ok, di che morte vuoi farlo morire? Giusto per la cronaca. Sì, Vegeta Super Saiyan 3. Faccio linkare poi. Sì, facciamolo linkare, prendiamo anche tutto verde. Non riesce a lanciare una special per uno. Vabbè. Vuol dire che ti shotta lui appena attacca, lo sai, vero? Adesso gli facciamo questo. Sì, tanto, non c'è Broly, non c'è divertimento. Poi Videl, lui lancia anche la special, buonanotte. Ma sì. Vediamo la potenza di Yanko. Questo Yanko qua è leggendario, è quello che vinse lo scontro contro i Saiyan. Naturalmente il vinse tra 5-6 virgolette. Cioè, La mi hai battaglia. disturbato per tutto ciò. Basta, Ti ho detto che la battaglia sarebbe stata durissima. Ma ancora. non ti arrabbiare, cosa ti aspettavi? Stiamo parlando di Yanko. Krillin sarà quello morto più volte, ma Yanko è quello morto peggio. E anche questa è fatta, ragazzi, davvero stiamo parlando di una difficoltà altissima. Purtroppo non sono uscite le carte, ho però qua le traduzioni dei vari effetti, quindi ora, per vostro somma gioia e tripudio, vi dirò, ecco qua la potenza di Yanko, vi dirò a cosa sono capace di fare questi Yanko. Attenzione, seguitemi bene. Adesso prendiamoci la nostra gemma. Vi danno una gemma, oh. Schifo non fa. Almeno non troppo. Vabbè, sì, non è il massimo, però. Allora, iniziamo dal Yanko Tech. Yanko Tech ottenibile solo twittando, ve lo dico subito. Statistiche, penso che non devo neanche starvelo a dire. Carta che lascia molto a desiderare in tutto. Leader skill stranamente carina. È un più 1000 attacco a tutti. Che oh, non è malvagio. Più 1000 attacco a tutti. Può dire qualcosa. Siete davvero agli inizi. Magari avete iniziato oggi il gioco. È comunque da usare. Stiamo parlando di un PG, la versione SSR. Attenzione, la versione SSR. Queste sono le traduzioni uscite finora. Ho qualche dubbio su quelle delle UR, ve lo dico, però finora sono queste. Apriamo anche perché se noto che sono sbagliato un pochino, come ormai avete visto, il giappo impara a masticarlo. Qua ci sono scritte. Tanto mi apro anche. Eccoci qua. Allora, dicevamo, appena si degna di caricarsi. La faccia della velocità. C'è uscito un video da 20 minuti che doveva essere un video da 10 neanche. In confronto a volte Sabaku fa video per brevi, in confronto ai miei a volte di come esce. Comunque, eccolo qua, sommo leader di tutti, il Yanko Tech. Dalle traduzioni uscite finora, quindi potrebbe essere come non essere, sto sommo Yanko Tech cosa fa? Come leader, come ho detto, attacco più 1000 a tutti. Non è male, se avete appena iniziato, anzi è molto buona secondo me, appena iniziato un grandissimo leader. Come passiva, stranamente anche decente, a inizio turno guadagna 2000 d'attacco e di difesa appena inizia. Alla fin fine io non lo reputo così malaccio, eh. Cioè, le statistiche, come vedete, non sono nulla di che, però per chi inizia, schifo non fa. Preferisco andare a cliccare sopra il Yanko AGL che ho. Quindi non è male. Una volta evoluto inizia un po' di tormenti. Se avete l'idea di evolverlo per dire un LR in più, calcolate quel poco d'utilità che ha a SSR sparisce. Ma sparisce di brutto. In pratica, una volta evoluto LR, dovrebbe avere come leader skill meno 1000 di difesa a tutti.
Ho meno 1000 di attacco a tutti, purtroppo mi manca ancora, come dicevo, come vere e proprie traduzioni. Ho più 1000, ho meno 1000 di attacco, meno 1000 di difesa a tutti. Parlo sempre della War Attack, metto questo tanto per tenere uno sfondo fiero di Yanko che ti fissa e dice sono il migliore, sì. Come super, parliamo che fa più o meno 700 danni con la super. Non è una battuta, ci hanno provato a lanciare le super con Yanko e fa davvero su 700 danni. La passiva, siamo di fronte alla passiva più devastante del gioco. Il suo attacco diventa 0 all'inizio del turno. Capito? Il suo attacco diventa 0 all'inizio del turno. Cos'altro posso dire? Vai, grande regalo. Passiamo ora al suo fratellino Yanko AGL. Migliore in statistiche, cosa fa? Leader passiva uguale nella forma SSR, prendi un più 1000 attacco a tutti, che se avete appena iniziato è un ottimo leader, non lo vado a buttare, anzi, davvero buono come leader gratuito così. Una volta evoluto e l'altra faccia della medaglia, il Saibam è esploso, gli ha fatto il culo così, l'ha ammazzato, quindi il leader diventa meno 1000 d'attacco a tutti, perché la forza è nell'attacco. La passiva è uguale, attacco diventa 0 all'inizio del turno. Che altro posso dire? Niente, cioè, non c'è niente da dire, sono pesci d'aprile, sono SSR, portabili LR abbastanza facilmente, penso. Non penso che... Sono curioso di vedere se richiedono però medaglie particolari, perché in quello sarebbe un pochino una rottura di scatole, ma dubito che abbiamo fatto mettere che richiedono medaglie, chissà che medaglie per portarle a UR. Il mio consiglio è... o le tenete tranquillamente, magari non le portate a LR, le tenete a UR che sono utili, e poi quando proprio non avete, volete più sapere nulla le portate a LR. Però una cosa ci vuole per portare te a UR? Almeno hanno avuto il buon senso di mettere il nulla per portarle a UR, ok. Tenetevi l'SSR, possono comunque essere carini, se non avete dei team completi decenti. ASSR possono comunque essere carini, sono robi che arrivano sugli 8000 d'attacco, più o meno. Possono dirla loro in team che costa un poco, magari per i Super Strike, di cui a fine video comunque vi dico una cosa importante per rendere questo video anche utile. Poi cos'altro c'è che posso dirvi? Un altro modo per utilizzarli sarebbe portarli a UR e poi dare in pasto a Yanko Tech, se non sbaglio, sia Tech ottenibile, da proprio per portargli la speciale 3. Comunque qualcosa dice. Non molto, ma qualcosa dice. Comunque, cose carine, non li evolverei mai, se non davvero per ridere, molto probabilmente io me li porterò a livello alto. Detto questo, cos'altro vi posso dire? Alla fine di questo video, piccola chicca per chi è riuscito a resistere, vi mostro una cosa che pochi di voi avranno visto. Ovvero, è stato annunciato soltanto su Twitter giapponese che sì, io seguo il Twitter giapponese di Dragon Ball, lo seguo. Quale sarà il prossimo Super Strike? Ho azzeccato anche quello, ovvero sarà Super Taopai. E ora vi mostro in anteprima quella che al 90% sarà il nuovo Super Taopai. Eccolo qua. Eccoci qua. Questa sarà l'immagine del nuovo Super Taopai UR. Non si sa ancora nulla dello strike, nulla. E nient'altro. Uscirà a breve, probabilmente, o alla fine, no, direi alla fine di GT, quindi l'8, l'8-9 dovrebbe uscire come evento. Lo metteranno verso la fine anche di Gohan. Di sicuro avrà come leader skill uguale a quella che ha già. Si spera avrà delle statistiche migliori, perché attualmente Taopai è davvero penoso. E ne sono usciti tanti di leader più 3, chi forse, uscito Gon, uscito Broly. Non Gon, intendo. Però avete in anteprima, per chi di voi non segue, qua c'è anche, se vi interessa, vi sto facendo vedere anche il Twitter. Torniamo un pochino qua. Così anche il Twitter se vi interessa seguirlo. Atosama.
Comunque probabilmente ve lo metto qua sotto in descrizione. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito, vi auguro una buona giornata. Questo era un video per scherzare, che è uscito anche troppo lungo. Naturalmente, non mi aspetto che piaccia, è giusto un video per farsi quattro risate su Yanko. Grazie per avermi seguito, alla prossima!